mesi. Mio padre, il grande Giambattista Tiepolo, era celebre in tutta Europa. L'Europa del Settecento fu sua. Celebre sa perché? Per aver scoperchiato i soffitti. I soffitti di ville, palazzi, chiese. Come scoperchiate? Niente, dipingeva i soffitti annullandoli. Dipingeva il cielo, le nuvole, figure alate. Come se dall'alto potesse penetrare l'intero universo. Perché parla di questo parlando di suo padre? Ma perché era per questo che piacevano molto i dipinti di mio padre ai potenti. Sa cosa vuole i signorotti potenti di allora? Si credevano quasi dei. E allora guardavano quei soffitti pieni di luminose visioni di miti, eroi, sospesi nel cielo e si sentivano grandi. Grandi tra i grandi, come diretti eredi della volontà divina. E lei invece? No, io invece preferivo guardare in basso, guardare giù. Ero colpito da ciò che vedevo accadermi attorno. Guardavo il mondo dei comuni mortali, dei contadini, ed era questo mondo che a me piaceva dipingere. D'accordo, d'accordo, ma c'è chi dice che lei ha scelto questa strada perché non era all'altezza dell'arte di suo padre, perché non era all'altezza di un così grande maestro. Ma senta, ma lei pensa che se io non avessi acquisito la sua tecnica, se non avessi dato prova di avere una buona mano, lei pensa che mio padre mi avrebbe chiamato a collaborare con lui quando siamo andati in Germania a Würzburg, eh? Dal 1750 al 53 ci avete lavorato. Dal 50 al 53, sì, sì. 3 anni abbondanti. Beh, guardi, lì ne abbiamo fatto un capolavoro unico. E avete anche guadagnato bene, si dice. Poi vi siete occupati a Vicenza, a Monteberico, di Villa Valmarana Inani. A Villa Valmarana Inani lì è scoppiata una ventata di novità. A Villa Valmarana Inani, sul Monte Berico, a Vicenza, vicino alla rotonda del Palladio, sa dove, no? Lì ho potuto dare libero sfogo a tutta la mia arte. Sì, ma se non sbaglio, là, lei ha decorato la foresteria e suo padre le sale padronali della villa. Ma certo, sì, io mi sono occupato della decorazione della foresteria mentre mio padre ha dipinto la villa. Però vede, in quella foresteria io mi sono sentito libero. E la libertà è fondamentale per l'arte, per l'artista, fondamentale. Era il 57, 1757. E cosa vuole? Lì, a metà del Settecento, il mondo stava cambiando. In Francia e in Inghilterra, nuovi fermenti stavano seppellendo i riti pomposi del passato. In che senso? Nel senso che mio padre, cosa vuole? Era aulico, era celebrativo. Era un grande, eh? Sì, però il suo mondo era un mondo lontano. Eroico, intellettuale, e vede, dipingeva gli eroi che uscivano direttamente dalle pagine dell'Iliade, dell'Eneide, dell'Orlando Furioso, della Gerusalemme liberata. No, ma guardi, un uomo e un artista giustamente celebre
in tutta Europa. Però vede, il suo mondo era un mondo che apparteneva ormai soltanto alla fantasia dei dotti. Ecco che allora io, liberamente, nella foresteria di Villa Valmarana ai Nani, ho dato forma ai miei contadini a mensa e al mondo nuovo. Vede il mondo nuovo? Sa che cos'è? Vede, è quella casetta con un buco dove la gente si avvicinava e all'interno vedeva paesaggi meravigliosi. Gente viva, vera. Vede? Certamente è un esperimento interessante quello di Valmarana. Ne ha parlato perfino Goethe. Ha detto di cose deliziose dipinte da lei nella foresteria. E poi l'esperienza di Madrid, 1762. Madrid, sì. Però vede, nel frattempo, mio padre, con i soldi guadagnati a Würzburg, aveva comperato una piccola villa qui a Zianigo, a pochi passi da qua. E lì a Zianigo si è divertito a decorare soffitti e pareti. Sì, lì mi sono proprio divertito a decorare soffitti, pareti, però vede, adesso quegli affreschi non ci sono più in quella villa, perché dopo la mia morte sono stati strappati e portati al sicuro a Venezia, a Carezzonico, che è il museo del Settecento veneziano. Sì, ma parliamo di Madrid. Madrid, niente, nel 62 mio padre, io e mio fratello Lorenzo siamo stati chiamati ad affrescare il Palazzo Reale di Madrid, dove lì abbiamo lavorato per parecchi anni. E è nostro il soffitto dell'anticamera della Sala del Trono. E poi tante altre cose. No, guardi che Madrid è stato un periodo particolare, sì. Per la verità, non molto entusiasmante. E quando nel 70 mio padre è morto, allora io decisi di tornare a Venezia, mentre lì è rimasto mio fratello Lorenzo. Aveva perso entusiasmo? No. Perché io l'entusiasmo l'avevo ritrovato proprio nella mia villa di Zianigo, nella mia casa di campagna, tutta mia, a contatto con la natura, con la gente. E lì io disegnavo. La mia mano pareva non essere mai sazia. Ma solo disegni, maestro? Si era esaurita la vena pittorica? Ma no, perché dentro la mia villa io ho continuato ad affrescare, a dipingere pareti, soffitti, lasciandomi andare al mio estro creativo in tutta libertà, senza dover tener conto delle esigenze di alcun committente. Sa perché? Perché l'unico committente ero io. E allora lì ho raccontato scene di vita vera. Il mio menuetto, che ne dice? E la passeggiata a tre, con quelle tre figure prese di spalle, di schiena. C'è solo un personaggio che dà una sbirciatina al vecchio mondo che si chiudeva dietro di loro, che si chiudeva per sempre dopo il cataclisma sociale scatenatosi in Francia nel 1789 con la Rivoluzione Francese. E poi, dentro alla mia villa di Zianigo, ho ridipinto il mio amato mondo nuovo. Ma non l'aveva già dipinto nella foresteria di Villa Valmarana nel 57? Ah, sì, gliel'ho detto, no? L'avevo già dipinta 30 anni prima a Vicenza, però adesso lo dipingevo solo per me. Nella mia casa di Zianigo, tutta mia. E poi, ma perché questa sua attrazione per uno spettacolo di ciarlatani? Quell'aggeggio consentiva di far vedere, anche di giorno, anche nelle piazze,
cose mai viste, cose e fatti che non si sarebbero mai potuti vedere. Li vede lì sul mio mondo nuovo tutti quei personaggi di tutti i tipi, nobili, popolani, che si accalcano uno sull'altro per vedere l'ultima novità tecnica. Vede, è tutta gente vera, vera, viva. Gente vera, dice. E i Pulcinella? Pulcinella, che personaggio affascinante. La mia stanza dei Pulcinella, nella mia casa di zia Nico. Sì, ma perché Pulcinella? Perché Pulcinella? Pigro, pieno di fame, ingordo, opportunista, bastonatore. Beh, per la verità più spesso bastonato. Con lui scoppia la corporeità. Entrano in scena i bisogni elementari, gli istinti, le pulsioni e i sogni della gente. Ma lei non ha ancora capito che i Pulcinella siamo tutti noi? Io sono Pulcinella. Io sono Pulcinella, Purisinea. Voi credete di sapere chi sono io? No? Io sono nato da un uovo. Te, un uovo. E d'altronde, chi di voi altri non è nato da un uovo? Forse lei o lei? Io vi dico che so tutto, in questo modo io riesco a cavarmela in ogni frangente, sì, a dispetto di tutti quanti e dei potenti, dei potenti, ciò di che io tu sono, Oh, Pulcinella, oui, madame, monsieur, oui. Pulcinella, io vol, Vino, sesso, vino e cibo, tanto cibo, montagna di cibo. Cibo, quando la fame ti prende, è tutta, ti sembra un'avventura riempirla questa pancia, sì, un'avventura. La libertà, la sete di libertà dai potenti, dalle ingiustizie. Ecco, e io mi sono sempre dato da fare. E quando finalmente sono riuscito a mangiare e bere a sazietà, con che sei avvenuto? Sono crepato. Ma allegramente, allegramente. Troppi gnocchi, e mangia gnocchi. Senta, a me pare che questa dei suoi Pulcinella sia solo fame di gnocchi, di ruberie, di gozzoviglie, voglia di riempirsi la pancia e di menare le mani. Già, chi ha la pancia piena ha sempre confuso gli affamati con i furfanti,
La fame dei miei Pulcinella è l'insofferenza dei poveri. L'insofferenza dei poveri verso le ingiustizie sociali. Ma come faccio a farglielo capire? Lei deve vedere nei miei Pulcinella la metamorfosi di una società che sta cambiando. Dia uno sguardo ai miei 104 disegni del divertimento per i ragazzi. Lì lei trova tutto, sa. Fame, divertimento, cattiveria, tenerezza. E poi, per dirle la verità, quei Pulcinella dipinti nella mia villa di Zianigo mi hanno fatto molta compagnia alla fine di un secolo, alla fine di una repubblica e negli ultimi anni della mia vita.